organizzato dagli amici di Isola, e soprattutto io vorrei da questo punto di vista ringraziare in modo particolare Romeo Lucci che si... Io adesso vi presento il dottor Di Marco, il sindaco di Isola del Gran Sasso, che ci farà il nostro padrone di casa insieme a Romeo Lucci, e ci accompagnerà in questa giornata. Quest'anno della seconda scossa, quella di Norcia, e lì abbiamo raccolto parecchi soldini con questa bellissima giornata che abbiamo fatto a Città Reale, con i quali abbiamo comprato le LIM, non so se lo sapete, sono le lavagne elettroniche che abbiamo donato alle scuole di Accumoli, quindi questo evento è importantissimo. Dopo tutte le vicende di quest'anno che ci hanno colpito, cioè c'è stato un accanimento un po', diciamo così, della natura per il nostro territorio, è veramente importante organizzare questo evento. La vostra presenza oggi qui a significare che la vita continua anche qua con tutti i nostri problemi, a significare che ricominciamo da capo. Si diceva prima, noi dobbiamo far ammirare le nostre bellezze, non possiamo abbandonare queste terre per noi sono importantissime, dobbiamo continuare a stare qua, e la vostra presenza oggi ci significherà che è una comunità giro che prenderà tutti i comuni, tutte le frazioni di Isola dell'Alta Montagna. Passeremo per Ornano, poi andremo a Porca di Valle, si scenderà per Cerchiara, da Cerchiara andiamo a Fano a Corno, dopodiché Casale San Nicola. A Casale San Nicola dobbiamo stare un po' attenti perché... farvi comprendere qua
Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi? E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore? Egli la manifestò in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni... Ringraziamo il Padre, Padre Sandro, che nell'omelia ci ha, come dire, coinvolto molto di più come protagonista nella nostra fede comune. Noi, Padre Sandro, veniamo già da 4 anni qui e facciamo il pellegrinaggio. Siamo orgogliosi di chiamarlo sempre così, pellegrinaggio, che è sempre molto frequentato. Ringraziamo anche il superiore, Padre Natale Panetta, che è sempre comunque disponibile per noi. E un ringraziamento particolare, Padre Sandro, lo vogliamo fare a tutti noi, perché quest'anno, oltre a questo primo tour del Gran Sasso organizzato con il vostro compaesano Romeo Lucci, ci sono altri club di altre regioni. Siamo i quattro club delle 4 regioni terremotate. Qui siamo abruzzesi con il nostro santo, ma il santo di tutti, il santo degli studenti, poi ci sono gli umbri, vengono da Terni, poi ci sono i laziani, i reatini da Rieti e poi i martigiani che vengono da Ascoli. Cristo nostro Signore. Amen. Inizia adesso la benedizione, ovviamente non avremo la possibilità di farla auto, altrimenti parteciperemo alla messa delle ore 18 di questa sera. Ringraziamo Padre Sandro per averci dato anche questa possibilità e nel frattempo. Buongiorno a tutti, io sono il presidente di Ascoli, del CASPIM, porto i saluti da parte del club nostro e da parte di tutti i nostri soci che oggi sono intervenuti. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa perché innanzitutto è nata con uno spirito di solidarietà ed è capitato proprio in un momento molto brutto per quanto riguardava il terremoto. E abbiamo... Allora, poi oggi questa giornata è andata benissimo perché Romeo Lucci è stato praticamente il mentore di questa giornata, colui che ha dato la possibilità praticamente di inventare l'Open Day Abruzzo ad Isola del Gran Sasso, il primo tour del Gran Sasso, è colui che ci ha dato il panino con la porchetta, ha lavorato, ci ha dato questo bel portachiavi che noi avremo per tutta la vita e penseremo a lui. Quindi siccome dovrà dissetarsi anche da queste sue fatiche giornaliere, anche per lui dei liquidi bianco e rosso, grazie a Romeo Lucci, che si chiama Tazio Nuvolari e la Coppa Acerbo. Anche se i pescaresi non lo vogliono accettare, ma la Coppa Acerbo nasce nel 1924 a Teramo, perché l'ACI di Teramo si costituisce come 4° club d'Italia per dare vita a questa corsa importantissima, la più importante d'Italia in quel periodo, e che è stata corsa fino al 1961. Tanti di voi ricorderanno questa corsa, quando passava a Pineto la famosa doppia curva del ponte di Galvano, dove sempre e comunque ci succedevano incidenti. Questo è un grande volume, di scritto da Francesco Nuvolari, il nipote di Tazio, grande amico mio e amico nostro. Lo voglio regalare a Gabriele Irelli, il direttore dell'ACI, perché ne conservi la memoria e faccia parte della sua biblioteca, di sua figlia, dei suoi futuri nipoti, a perenne memoria. Questo ci teniamo in modo particolare, ripeto, questa cosa non lo faccio come presidente ACI, ma soprattutto come presidente del Club Automoto Storico Eterno. Grazie Gabriele, grazie veramente di cuore per tutto quello che hai fatto.